Valentino nasce come questa piccola trattoria di due giovani. Io ero il maître, diciamo, il direttore, l'altro era un pseudo cuoco che non era poi grande cuoco, ma comunque due ragazzini con l'entusiasmo e la grande voglia vogliono fare qualcosa, non sanno tanto né di cucina né di sala, però imparano molto molto presto, soprattutto con gli errori. Una delle cose più importanti è stata la stampa. Era domenica, il 25 dicembre 1972, quindi il giornale esce e incomincia con questa frase: Valentino è come una sposa impeccabile, piena di tanto calore. Si mangiava quella cucina che io chiamerei italo-americana, che è la vecchia cucina di una volta, molto basata sul napoletano, quindi sul pomodoro e l'aglio, oppure le paste al forno, che però lì chiamavano baked mostaccioli, oppure c'era Sinatra, era già in bocca, e c'era una bistecca che si chiamava steak Sinatra. Quando cominciai a capire che la nostra cucina era molto molto ordinaria, cominciai a fare viaggi in Italia e a capire, io ragazzino emigrante che era partito dalla Sicilia e a Modica a quei tempi c'era soltanto una rosticceria, i ristoranti non esistevano. In tutta questa evoluzione è stato il vino forse la prima grande forza del nostro ristorante. Infatti nel 1981 Wine Spectator stava nascendo e Wine Spectator ci mise fra i primi 10 ristoranti del mondo come carta dei vini. Siamo arrivati al punto che addirittura la nostra cantina aveva qualcosa come 160.000 bottiglie, qualcosa come 3.000 e passa etichette, erano delle cose assurde. La materia prima e i vini sono un po' entrati attraverso Valentino nel dizionario gastronomico dell'America dell'Ovest, penso che mi debba un po' di credito. È giusto anche pensare che l'americano era affamato di curiosità ed era un ottimo cliente perché rispetta, ama, domanda e ha fiducia in te. La grande battuta era sempre: fai fare a Piero e farai una bella figura. Una delle grandi soddisfazioni è vedere la grande evoluzione del sud italiano. È bello vedere che tutte le cose buone che potenzialmente avevamo cominciano adesso a diventare realtà anche grazie a gente come voi, alla crescita della ristorazione, alla crescita dei grandi vini. E sono molto contento di tutto questo, e allo stesso tempo penso che gente come Ciccio Sultano, gente come Pino Cuttaia, che hanno alleggerito, e un'altra persona da non dimenticare, Corrado Assenza, hanno alleggerito con finezza, con presentazione, eccetera, la cucina siciliana, e attraverso la bontà dei prodotti, attraverso la loro tecnica, attraverso la loro fantasia, si comincia a vedere una cucina siciliana di grandi risorse, di eleganza. Ricordati che il ristorante è un teatro, e quindi il ristorante può essere questo locale, queste quattro mura fredde, bui, eccetera, oppure possono essere questa esplosione di suoni, questa esplosione di calore, questa esplosione di tutto quello che la ristorazione, e soprattutto un ristorante con la gente giusta, eccetera, riesce a esprimere, a proporre. Io ancora adoro la ristorazione perché amo quello che faccio, soprattutto perché sono in continuo contatto con della gente, e amando la gente è tutto molto più bello, è molto più bello esprimersi ed esprimere, e quindi anche discutere, insegnare, scambiare, e alla fine lo fai attraverso cosa? Un bel bicchiere di vino.